buonanotte a tutti. E questo è il primo video diretta che faccio in quest'anno nuovo, sperando che speranze mutante. Perché inizio con questa canzone sottofondo di Vasco Rossi? Perché è importantissima. È importantissima perché c'è chi dice no, l'avevamo usata anche come comitato non tangenziale, perché delle volte bisogna dire di no quando si mette una cosa già fatto preconfezionato. Bene, buonanotte a tutti, un orario un po' insolito per fare un video diretto, mi trovo qua in quello che è resistito nel tempo e negli anni, quella che è stata la base operativa, il punto elettorale della Federazione dei Verdi per la Lombardia, per il Nord Italia, che tante volte riconosciamo i luoghi, le persone, per quello che fanno e per quello che sono state. Quindi questo luogo è quello che ha svolto la funzione di archivio del materiale dei Verdi, anche come sorta di rifugio per fare delle iniziative quando non ci venivano concessi degli spazi pubblici, con vari stratagemmi ci mettevano i bastoni tra le ruote. Quindi è un luogo di libertà, un luogo di cultura. Qua abbiamo fatto anche varie iniziative culturali, sempre da qua è dove nel febbraio dell'anno scorso, quando sono iniziate le limitazioni dovute all'emergenza sanitaria, alla diffusione del virus, all'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, abbiamo fatto l'assemblea fondativa dei Verdi del Ticino, come l'abbiamo fatta online tramite una diretta Facebook e tramite interventi WhatsApp con intervento di vari consiglieri federali nazionali della Federazione dei Verdi. Ma arriviamo a noi questa sera in questo spazio di libertà. Dunque, alle mie spalle adesso non vedete le bandiere dei Verdi o i manifesti dei Verdi, ma è un luogo di cultura, la cultura non si ferma. Quindi delle opere di Stebanza, Giallo Vagare, Stefania Balzarotti, delle opere culturali pittoriche, ma di un significato importante, quindi sono veramente onorato di poterle ospitare qua. E vabbè, vi rimando ai video che potete trovare sul canale YouTube Gilberto Rossi o sulla pagina Facebook qui Milano. Dunque, questa notte, visto che la cultura non si ferma, ma anche il mondo della politica non si ferma e non può fermarsi, perché anche se si respira ancora un clima di antipolitica, oggi abbiamo respirato, guardando sulle bacheche di Facebook, anche delle ricostruzioni del periodo storico all'incirca di metà anni 90 che hanno lasciato basiti i più. Dunque, faccio questo video perché pensavo di leggervi qualcosa di Benjamin Constant, La libertà degli antichi, paragonata a quella dei moderni, che ricorderete ve l'avevo letto a metà dicembre. Però sfogliando sopra nella mia piccola biblioteca ho trovato un libro che mi avevano regalato e ho detto lo leggerò, quindi siamo chiusi in casa. Recuperiamo un po' le letture che abbiamo lasciato da parte. È di Angelo Zanoni, Sulla cura, proposta per il restauro del territorio. Poi volevo leggervi qualcosa di natura e società. E poi, visto che un altro dibattito che ha colpito molto gli ambientalisti e non solo in questa giornata, è stato un post fatto dalla pagina Facebook Europa Verde, quindi penso che sia stato il Gianfranco a farlo, dove
mettevo insieme le parole vegetarian e gennaio, quindi una serie di proposte per iniziare dopo i bagordi dalle feste, i cenoni che comunque sono stati fatti per pochi in pochi, per ripensare un po' gli stili di vita, il modello di sviluppo di questa società. Ed è stato detto tutto e il contrario di tutto. E da lì ovviamente si va sempre a parare del perché come Federazione dei Verdi in Italia non abbiamo lo stesso peso dei Verdi nel Nord Europa, in Germania, in Francia e altrove. Dunque, la mia posizione penso che ormai sia nota, l'ho buttata nel dibattito nazionale ed europeo più volte, è che in Italia abbiamo dei gravissimi problemi con la criminalità organizzata che ovviamente cerca in tutti i modi di fermare gli ecologisti o anche la sinistra, abbiamo visto anche, per non parlare di ambiente, parliamo delle lotte dei lavoratori quando hanno sgomberato in maniera violenta i presidi dei lavoratori e certo non erano delle persone che passavano di lì per caso o dei semplici cromiri. Dunque, per parlare dei Verdi ho ritrovato anche quello che era il manuale di autodifesa ambientale del cittadino, l'aveva fatto il gruppo dei Verdi in Consiglio regionale della Lombardia quando avevo iniziato a frequentare i Verdi, ed ero ormai più di 15 anni fa diventato dirigente della Federazione dei Verdi e penso che questo sia importante. Dunque, non possiamo pensare, purtroppo è la mentalità che sta andando per la maggiore, non possiamo pensare come un numero di pronto intervento o chiamiamo quelli, arrivano i Verdi e c'è una bacchetta magica. No, i Verdi siamo noi, siamo tutti noi, è la persona che prende coscienza delle tematiche ambientali e poi qua ci sarebbe un discorso di sociologia su come nascono i partiti politici, le formazioni politiche. Cioè dalla presa di coscienza di un problema, dalla volontà di, come diceva Don Milani, di sortirne insieme le soluzioni a questo problema, quella diventa la politica, diventare un gruppo d'opinione, magari ai tempi, così l'abbiamo studiata, fondare un giornale, poi presentarsi alle elezioni politiche e quindi io sono la prova provata che i Verdi, quando sono presenti, e riconoscibili hanno un riconoscimento anche in termini di consenso elettorale, visto che nel comune di Ossona dove mi ero candidato, dove mi avevano candidato, perché non ci si candida, si viene candidati come gruppo ecologista e civico Cambiamo Ossona, che poi sostanzialmente era per 2/3 composto da attivisti e simpatizzanti dai Verdi, avevamo preso il 16,3% con il Partito Democratico che invece di votare noi era andato a votare una lista civica che aveva al proprio interno Forza Italia, la Lega, eccetera, eccetera. Dunque, queste brevi letture. Prospettive. Perché vi leggo sulla cura di Angelo Zanoni in prospettive? Perché ovviamente si sta parlando, sono in corso i colloqui tra la Federazione dei Verdi di Milano con, vorrei dire, le compagini del centro-sinistra milanese, invece no, stanno facendo gli incontri solamente con il candidato del Partito Democratico, che ha dato la sua disponibilità a ricandidarsi, Giuseppe Sala. Dovremmo parlare di progetti e di programmi. Quindi ovviamente la massima fiducia in Andrea, Elena, Anna e chi va a questo tavolo di trattativa, però l'ho detto a loro, lo ripeto anche a voi, due temi importantissimi. Uno, la progettazione politica. Due, non dimenticarsi che il sindaco di Milano sarà anche il sindaco della città metropolitana di Milano e quindi che quella riforma delle municipalità di Milano che poi non è stata compiuta, dovrebbero riuscire a portarla a termine e anche pensare
tra l'altro, badate bene, con la riduzione dei numeri dei parlamentari a 400, il governo nazionale deve ripensare alle dimensioni dei collegi elettorali, oltre che ad una nuova legge elettorale per salvaguardare la rappresentanza politica e la volontà dei cittadini che, ricordiamolo, per quel che riguarda le ultime tornate referendarie dove si parlava di temi costituzionali, hanno sempre espresso una propensione per ritornare a un sistema proporzionale e quindi a una maggiore rappresentanza e non a un sistema maggioritario, che è quello che ha visto poi nelle ultime elezioni con i collegi uninominali che poi vennero traditi primis dalla Lega per fare quel governo Lega 5 Stelle. Dunque, quindi parlare dei temi, ridare il voto ai cittadini della città metropolitana di Milano. L'ipotesi era quella di pensare delle macro aree tra i 50 e i 100.000 abitanti, visto che le 9 zone, le 9 municipalità milanesi vanno dagli 90.000 abitanti del centro, zona 1, fino ai 160.000 di zona 6, ed era per questo che dovrebbero essere ridefinite partendo dalla città di Milano e poi pensare anche per il resto del territorio ex provinciale metropolitano di Milano. Prospettive. Quali potranno essere i vantaggi di un nuovo modo di fare urbanistica basato in primis sul restauro del territorio, così come tratteggiato? In generale, sarà possibile ottenere uno sviluppo produttivo e occupazionale di alcuni settori dell'economia oggi in crisi o marginalizzati dalle scelte politiche e dalle dinamiche economiche. Tutti i settori in cui si articola l'attività edilizia potranno beneficiare di un nuovo impulso. Penso in particolare a quelli attinenti alle opere per la collettività, volte al riassetto idrogeologico del territorio, all'ottimizzazione della viabilità, alla bonifica dei siti inquinati, alle demolizioni, alla realizzazione e ristrutturazione di edifici pubblici, ai rimboschimenti, al recupero dei centri storici, al mantenimento dei siti archeologici e al restauro dei monumenti, nonché alla manutenzione. L'edilizia sociale potrà finalmente essere realizzata nella quantità occorrente per eliminare una carenza cronica causata dal fatto che sono sempre stati privilegiati gli investimenti immobiliari legati al mercato, fatta eccezione per gli anni 50, quando le politiche legate alla ricostruzione consentirono la realizzazione con i piani casa di edilizia popolare in percentuale elevata rispetto al costruito totale. Il potenziamento delle costruzioni di carattere sociale sarà possibile in quanto utilizzando meccanismi di traslazione e di perequazione risulterà agevole per le amministrazioni acquisire aree a basso costo da destinare alla realizzazione di residenze per le fasce meno abbienti della popolazione. Bisogna tenere ben presente che oggi il settore immobiliare sconta una crisi notevole, che con il passare del tempo appare difficilmente reversibile e che è determinata dall'enorme quantità di immobili in vendita, dalla loro scarsa qualità estetica, funzionale e di localizzazione, nonché dalle difficoltà di accesso al credito sia per i costruttori sia per gli acquirenti. Pare assai remota la possibilità di un ritorno ai valori quantitativi di produzione e profitto precedenti l'anno 2007. Solo con la realizzazione di nuovi immobili che abbiano caratteristiche diverse rispetto alla massa di edificato esistenti, il settore potrà avere un nuovo impulso, passando da un'offerta ampiamente inflazionata, basata per la maggior parte sul binomio quantità-prezzo, a una nuova offerta basata su quantità-prezzo-qualità, che sarà resa possibile con l'inserimento nel prodotto di valori di sino ad ora trascurati, quali la bellezza, una collocazione non segregante, prestazioni energetiche ottimali, prossimità dei servizi. È un contesto che incentivi la socialità nonché una rinnovata possibilità di accesso al credito. Essenziale sarà il potenziamento del recupero dei centri storici o semplicemente consolidati, nei quali potranno ritornare a vivere i cittadini che in questo modo contribuiranno alla conservazione dei centri stessi, che privi di utilizzo di vita reale non possono che deperire socialmente e fisicamente. Dunque, vi sto parlando da Ossona, città metropolitana di Milano, a neanche 20 km da Piazza Duomo. Se da qua passeggiate per arrivare alla piazza e poi fate per 2 minuti il giro del paese, vedete che è sostanzialmente abbandonato mentre hanno costruito nel perimetro. Però non volevo. Questo è, diciamo,
di Angelo Zanoni sulla cura proposta per il restauro del territorio. Giusto un'altra lettura veloce. Natura e società di Lisée Reclus, questo scritti di geografia, questo era importante perché lo vedo da un punto di vista quasi antropologico e per iniziare l'anno nuovo iniziamolo all'insegna della cultura e della curiosità e per conoscere qualche libro in più. Questa stessa estensione di studi che costantemente in proporzione all'assimilazione geografica delle terre lontane al mondo già scientificamente esplorato. E mentre l'esploratore conquista lo spazio e permette così agli uomini di buona volontà di unire i loro sforzi da un capo all'altro del mondo, lo storico, volto al passato, conquista il tempo, l'umanità che diventa una, sotto tutte le latitudini e tutti i meridiani, tenta ugualmente di realizzare se stessi in una forma che abbraccia tutte le epoche. È una conquista non meno importante dell'altra. Tutte le civiltà anteriori, persino quelle della preistoria, socchiudono davanti a noi il tesoro dei loro segreti, e in un certo senso si incorporano nella vita delle società attuali, nella successione dei tempi che ora si può tentare di studiare come una tavola sinottica che si spiega secondo un ordine in cui cerchiamo di ritrovare la logica degli avvenimenti. Noi cessiamo di vivere unicamente nell'attimo fuggente e abbracciamo tutta la serie di epoche descritte dagli analisti e scoperte dagli archeologi. In questo modo giungiamo a liberarci dall'angusta linea di sviluppo determinata dall'ambiente in cui viviamo e dallo specifico retaggio della nostra razza. Di fronte a noi si disegna una rete infinita di percorsi paralleli, divergenti, intersecantesi, che altri segmenti dell'umanità hanno seguito. Ovunque in questi tempi che si svolgono verso un infinito orizzonte si presentano esempi che sollecitano il nostro genio imitativo. Dappertutto vediamo sorgere fratelli nei cui confronti convertiamo nascere uno spirito di crescente solidarietà. Nella misura in cui la prospettiva dei secoli si spinge nel passato, un numero sempre maggiore di modelli che esigono di essere capiti si affolla intorno a noi, e fra questi ce ne sono molti che possono risvegliare in noi l'ambizione di imitare alcuni aspetti del loro ideale. Spostandosi, modificandosi nei modi più diversi a seconda dei popoli, l'umanità ha perduto una parte considerevole delle acquisizioni fatte precedentemente. Possiamo ora chiederci se non sia possibile recuperare tutto il bagaglio abbandonato nelle tappe della nostra lunga odissea attraverso i secoli. Padroni ormai del tempo e dello spazio, gli uomini vedono dunque aprirsi davanti a loro un campo infinito di conquiste e di progresso, ma, ostacolati dalle condizioni illogiche e contraddittorie del loro ambiente, non sono affatto in grado di procedere sufficientemente nell'opera armoniosa del miglioramento di tutti. È normale, quando individui, minoranze poco consistenti, gruppi isolati o deboli prendono l'iniziativa, vadano a ciò che è più urgente e affrontano direttamente il male di fronte al quale si trovano. Se questi sforzi hanno il vantaggio di prodursi così ogni volta, contemporaneamente sono proprio per questo sprovvisti di qualsiasi strategia. Dunque, quest'ultima frase la potete declinare come meglio volete, sia per quel che riguarda la società nel proprio complesso, ma anche per tornare alla considerazione e osservazione che io ho fatto prima del fatto della democrazia che certamente è più complessa, è più lenta e meno immediata, ma è più inclusiva, può essere anche più riflessiva e portare a delle soluzioni migliori. Quindi questa fuga verso il maggioritario, che è l'archetipo, potremmo dire, che è rappresentato dopo il 1992 con l'elezione diretta dei sindaci e quindi che si va a perdere un po' quel senso di coralità della democrazia mediterranea, la nostra democrazia, quella che si rifà alla Grecia. E per non fare il discorso troppo lungo, come primo video del 2021 volevo giusto incuriosirvi per qualche lettura, condividere con voi i dipinti che ho alle spalle per invitarvi di nuovo a guardare la spiegazione dei dipinti, visto che purtroppo gli spazi espositivi sono ancora chiusi e non si possono organizzare degli eventi in presenza e sono io il primo a dire, ad ammettere che quando devi guardare la presentazione di un libro sul computer o sul telefono, non è come
essere presenti in sala, poter rivolgere le domande all'autore, cogliere le sensazioni e le emozioni di quel contesto culturale, in parole povere, si perde completamente l'empatia. Bene, vi ringrazio per l'attenzione che avete voluto dedicarmi e potete seguirmi anche sulla mia pagina, tra virgolette, politica Gilberto Rossi, Gibo nello spazio, se no anche la pagina Facebook qui Milano e Libera Notizie, poi ricordiamo il canale YouTube Coerenza e Trasparenza, Bass Multimedia Communication e trovate anche delle altre mie opere sul YouTube di Teleambiente e comunque vi invito anche a seguire Teleambiente, visto che l'informazione ambientale, creare un'informazione libera che parli anche di temi ambientali è fondamentale. Niente, buonanotte a tutti, ciao!